Bentornati, è stata in diretta Tante Storie ancora in questo pomeriggio e adesso parliamo di portafoglio. Esatto, IMU, TASI, tasse odiatissime dagli italiani. Come stanno vivendo gli italiani, infatti, la vigilia di questa scadenza? Domani bisogna pagare, sono rassegnati o arrabbiati, sicuramente sono in fila. Guardate. La TASI. La TASI. E chi è la TASI? La TASI è la tassa sui servizi comunali indivisibili. Allora, servizi comunali quali sarebbero? Quali sarebbero? Le strade sono disastro, che sono tutte piene di buche. L'energia è sempre accesa di giorno e la notte la spengono. L'IMU non la paga. Eh? L'IMU non la paga sulla prima casa. Eh no, e questa che cos'è? È la TASI. Che sarebbe un ex IMU. Lei la paga da inquilina o da proprietaria? Da erede. Entro domani 20 milioni di famiglie italiane dovranno versare al fisco la prima rata della TASI, la tassa comunale sui servizi indivisibili. La TASI la pagano tutti i proprietari ed inquilini, l'IMU solo i proprietari di seconde case, immobili di lusso, capannoni, uffici e terreni. Nelle casse dello Stato entreranno 12 miliardi di euro, circa 10 miliardi dall'IMU, 2 miliardi dalla TASI. È giusto, secondo lei, pagare la TASI? No, non è giusto per niente, perché casa me la sono fatta io, ho mangiato pane e cipolla per farmela. Questo è il bollettino di un inquilino che deve pagare la TASI. Sì. Qui lei ha 17 euro, vabbè, insomma, una cifra per fortuna limitata. Certo, irrisoria, però comunque sono sempre 17 euro. IMU e TASI lei cumula, quindi più o meno quanto paga? 4.000 euro, prima rata? Sì. I soldi della TASI, secondo lei, i suoi soldi saranno ben spesi per me? Assolutamente no. Che vede dei servizi a Roma? Roma fa schifo. Se i servizi, gli altri servizi fossero buoni, si dà e si riceve. La dovrei pagare, ma non la pago. Siccome ho sudato io per costruirmi la casa, non vedo perché devo pagare la tassa sulla mia casa, sul mio sudore. Siamo arrabbiate, eh? E prendo sotto i 1.000 euro neanche. Devo pagare ancora la TASI. Del numero c'ha? 125. Siete ridotti al penultimo giorno? Sì, Che sperava in un condono, dica la verità. Magari. So che pago la TASI della casa. Cos'è la TASI? Che ne so, quello non ci ho capito mai niente, perché qui ci imbriacano con l'UIMO. Ha capito questi, cosa ha pagato? Questi 83 euro che ha pagato? Sì, cosa sono? Questo è il punto di un versamento del modello di pagamento unificato contribuente. Ma per che cosa ha pagato lei? Motivo di pagamento. Motivo di pagamento. C'è scritto i tutori, tutori, ecco, questo qui è un modello che mi è arrivato perché... Le è arrivato a la casa? La banca posta, sì, è arrivato a casa, però lei non sa perché ha pagato questi 83... No, bene, ci deve essere, un motivo c'è, guarda. Eccolo qui, ecco, vede? Modello, calcolo, TASI. TASI, questa TASI, è la tassa TASI, che lei ha TASI. Pagato. TASI, cos'è? TASI. Cosa vuol dire TASI? Che ne so, la TASI potrebbe essere calcolo TASI iscritti. Cioè lei ha pagato così un po' a scatola chiusa? No, ma a scatola chiusa so che... ha pagato così, tranquillo, così un reclamo che viene. Dice, guardi, lei ha pagato questo? Allora io prendo il documento e glielo faccio. Ben arrivati Gianluca Timpone, commercialista. Buon pomeriggio. E poi Carlo Puca di Panorama, favorevole diciamo così a questa tassa. Da questa parte Raffaello Lupi, tributarista, benvenuto. Salve. Ancora Pietro Giordano della Di Consum. E poi abbiamo una testimonianza, Vittorio Casasanta, che è padre di un ragazzo affetto da sindrome autistica, non solo, ma anche marito di una signora che purtroppo non sta bene, si è ammalata. Allora, per chi paghiamo la TASI? Che tassa è questa? Lupi? I comuni per i servizi di giardini indifferenziati, le strade, le lampadine, l'illuminazione, insomma, perché prima si pagava l'ICI, poi si è pagata l'IMU e adesso l'hanno chiamata TASI. È l'IMU sulla prima casa col nome cambiato. Giordano. Sì, è proprio questo, praticamente il cambiare nomi, ma la sostanza resta immutata, nel senso che le tasse per avere servizi bisogna pagarle, indubbiamente, però si sta esagerando un po' troppo nell'imposizione fiscale
rinviata dal primo livello, che sarebbe la famosa IRPEF, al secondo livello, che sarebbe quella delle tasse comunali in genere. Questa cosa sta pesando enormemente con tutti i disservizi che purtroppo in alcune città si riscontrano. Ecco, allora cerchiamo di capire insieme a Lupi quali sono i servizi che questa tassa, la TASI, coprirebbe. Lupi. A tutte, finisce nel bilancio dei comuni, quindi dallo stipendio della signora che fa il certificato all'anagrafe a la pulizia, anche la stessa rimozione dei rifiuti, viene, che ha una tassa apposita, viene finanziata anche con questo, diciamo, va nel calderone, non è che prendono i soldi della TASI, dice adesso mettiamo 4 alberi ai giardini pubblici, va nel bilancio e nel bilancio rifluisce poi a tutte le spese del comune, anche l'asilo nido, non è che c'è una compartimentalizzazione, dice con questi soldi facciamo le buche. Sistemiamo le buche, brava. No, ecco, no, lì ci dovrebbe essere. La legge c'è, ma non lo fanno perché ripianano i bilanci. Perché un pezzo delle multe, ad esempio, dovrebbe andare a ripianare le buche. Ma al pensionato, Carlo Buca, al pensionato che deve pagare la TASI, no? Perché allora, ricordiamo l'IMU, che in realtà sulla prima casa non si paga se non è un bene di lusso, esatto, giusto? Esatto. Per cui domani chi non possiede casa, beni di lusso, l'IMU non la deve pagare, però deve pagare la TASI. Intanto come si fa a pagarla? Come si calcola questa TASI? La base di partenza è la rendita catastale, cioè basta prendere il proprio atto di acquisto dell'immobile, vedere la rendita catastale. Se si è perso l'atto di acquisto, fare una visura, oppure andare direttamente al comune presso il responsabile del servizio finanziario e farsela calcolare, anche perché la difficoltà sta non tanto nel pagare, ma il quanto dobbiamo pagare, perché chiaramente i calcoli sono più o meno complessi. Quali sono i servizi che arriva, ad esempio, ad un pensionato? Tante persone che ci guardano anche in questo momento da casa. Io lo so che è difficile da immaginare. Perché Buca, sia sincero. Allora, difendere una tassa, diciamo, è molto complicato in questo paese dove si pagano troppe tasse, quindi partiamo da questo. Però uno immagina sempre che uno arriva lì e ti fa il salasso. Però noi usciamo da casa e quando la luce di sera è illuminata, piuttosto c'è il centro anziani, appunto, a proposito di anziani aperto, piuttosto che la raccolta dei rifiuti che lasciano diciamo, molte volte le persone per strada, quella lì va a finire la nostra spesa. Non è, come dire, che stiamo buttando i soldi dal finestrino, li stiamo investendo sulla civiltà quotidiana. Ha straragione, cioè sono come le quote del condominio, esatto. Che poi l'ascensore non funziona, funziona un giorno sì e due no, è un altro problema, quindi non è che funziona, è che tanto valeva chiamarla quello casa, è il problema, cioè perché farne due con un problema, cioè chi c'ha la seconda. La famiglia che si scambiano le case fra i genitori e i figli paga sia l'IMU sia la TASI. No, in questo caso no. Se io ho due immobili e per me un immobile è prima casa e poi la do incomodato al figlio, io non pago l'IMU né sul primo immobile né sul secondo. Quindi questa è un'agevolazione. Questo perché lo dico? Perché bisogna sempre guardare le delibere di ogni singolo comune. L'hanno lasciata ai regolamenti comunali per legge. Ad esempio Roma, invece funziona così. Cioè in un altro hanno fatto vedere un servizio dove c'era uno con questa situazione che dice mi tocca pagare, io sto in affitto, c'è stato mio figlio. Spesso e volentieri e mi tocca pagare. Chi davvero deve pagare a proprie spese sono i pensionati. Guardate. Ci siamo alla scadenza sempre meno amata di IMU e TASI. Non la posso pagare, preferisco mangiarmi un piatto di minestra, no? O farmi un piatto di spaghetti invece di pagare l'IMU e la TASI. Doretta una casa non se l'è mai potuta comprare ed ha pagato la TASI. Fortunati loro, perché con lo stipendio di mio marito purtroppo mi sono venuti 3 figli, che dovevo fare? Dovevo buttare? Mi sono venuti, 2 l'ho fatte laureare. Purtroppo sì, l'ho pagata. Paolo 62 anni, Doretta 61 anni e Angelo 69 anni. Tutti loro sono pensionati, ma hanno delle situazioni tributarie diverse. Uno quando si fa la casa non è che la pago solo io, l'ha pagata mio padre, l'ho pagata io. Comunque l'hanno aiutato i suoi genitori per comprare. Certo, certo, certo. E poi verrà fatto un mutuo. E certo, un mutuo che lì ti accorcia la vita.
poi per questa casa già sono le tasse iniziali quando la stai costruendo, quando la stai facendo. Poi per tutta la vita noi paghiamo un affitto allo Stato. Il diritto alla proprietà dove sta? Fatemi capire voi. E noi che gli diciamo? Che viviamo male, che non riusciamo a mangiare? Solo questo possiamo dire noi. Facciamo due conti con Angelo e scopriamo che il 70% della sua pensione questo mese di giugno sarà tutto assorbito dal pagamento di IMU e TASI. Quanto ha pagato? Di IMU? Allora, 509 euro. E di TASI? 250 euro. Nelle sue tasche, dopo il pagamento delle tasse e delle varie utenze... Quando arrivi a fine mese arrivi... Quei spicciolini, se ci arrivi, è duro, è veramente duro. Paolo, Doretta ed Angelo sono concordi nel dire i tributi pagati per i servizi che riceviamo sono davvero iniqui. Figli li ho tutti quanti con me. Tutti a carico, studiano? A carico. Sì, uno fa l'università, l'altro l'ha lasciata perdere perché non ci stanno i soldi per pagare queste università, sti signori non so quello che... Cioè, c'è il diritto alla scuola, ma non abbiamo diritto a studiare perché non abbiamo i soldi per provvedere agli studi dei figlioli. L'altro invece non ha voluto continuare i studi, vabbè, lavora, adesso è pure licenziato dal mese di settembre. Non lo so io, ha 38 anni, mi deve dire che lavoro trova un ragazzo di 38 anni. Io questo gli vorrei dire ai signori governanti. Se questi soldini lei non l'avesse spesi in questo modo, cosa ci avrebbe fatto? A viaggi. Veramente, mi sarei andato pure un po' a divertire. Invece no, il viaggetto lo facciamo con l'IMU e con le altre bollette. Allora, Vittorio Casasanta, non ancora pensionato. Che la vita non è fatta solo di lavoro e di fatica. Vittorio, siamo in diretta. Allora, non ancora pensionato, dicevo, però... Fra un po', è che non ti ci mandano in pensione, questo dici? No, io speravo nel decreto di... Senti, ma hai sentito questi signori cosa sì, dicono? Io insomma mi sarei fatto volentieri un viaggetto, ma con l'IMU, no, cosa, con la TASI non lo posso fare con vivere. Queste tasse. Noi sopravviviamo, non è che viviamo, capito? Noi sopravviviamo, perché sopravvivere significa lavorare, pagare le bollette e stare a casa. Questa è la vita della sopravvivenza, che poi qualcuno chiama... grande civiltà, tutto quello che volete voi. Questa è la vita che la gente come me vive. Cioè, tu sei lavoro, il papà di un ragazzo pago disabile. E dormo dentro casa. Al massimo che posso fare esco in cortile. Questa è la vita. Oh, poi, se sta bene a tutti, va bene, che devo fare? Non Senti, è che posso Vittorio, fare... tu sei il papà, dicevo, di un ragazzo affetto da sindrome non è che posso artistica. Farne più. Tua moglie si è ammalata adesso, è praticamente... a lei tutto il giorno e no, mia moglie malattia, purtroppo ci ha avuto un ictus gravissimo, esatto. Ed è rimasta, ecco, tu dici ieri io la mia giornata di domenica io l'ho passata io a tutti, casa per i soldi dell'assistenza, in più adesso quando arrivano queste tasse chiaramente non ce la faccio. Beh, io sto pagando a rate, te lo dico perché tanto non ci ho vergogna, perché non me ne frega proprio niente. Io sto pagando a rate a Equitalia 6.500 euro, 120 euro al mese. Al mese. Capito? Sto pagando allora, a rate perché non ho i soldi, non ci arrivo, che devo non fare? Non ci arriva. Allora sentiamo Giordano, Associazione Consumatori, che immagino queste testimonianze, storie ne sente tutti i giorni, no? Per chi è in pensione, chi non è in pensione. Ecco, ha sentito prima anche un signore anziano, no? Diceva... io o decido di andare a fare la spesa o decido di pagare le tasse, non ce la faccio con la mia pensione. Giordano. Il vero problema di questo paese è affrontare il problema della povertà, perché se è giusto pagare le tasse per avere quei servizi, c'è un problema grande, sì, quanto una casa, per non dire quanto un grattacielo, sì, che è quello delle povertà. Oggi in questo paese ci sono 6 milioni di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà. Ce ne sono altri milioni che vivono di poco al di sopra della soglia di povertà. Il problema di famiglie come la sua, che sono colpite da malattie, diciamo così, è il problema di famiglie che sono colpite, certo, da poca, diciamo, poco reddito. Questo è un problema del paese. Non si affronta il problema economico soltanto con il ragionamento dell'efficienza, come spesso, certo, sentiamo. Eh beh, il problema però magari della Giordano, fraternità e della solidarietà. Giordano, se poi l'efficienza a volte ci fosse davvero, allora tanto.
Siamo andati a Napoli, vediamo che cosa succede lì e abbiamo detto prima, la TASI serve per i servizi indivisibili, cioè per finanziare i comuni per illuminazione pubblica e manutenzione delle strade. Ascoltate. Sta per scattare l'ora X per il pagamento della TASI, il tributo per servizi indivisibili. Si paga per sostenere le spese dei comuni per quei servizi come l'anagrafe, la sicurezza, l'illuminazione pubblica e la manutenzione delle strade. E proprio a Napoli e nella metropoli partenopea abbiamo voluto capire qual è la situazione, soprattutto in tema di strade e illuminazione pubblica. A farci da cicerone nel complicatissimo viaggio tra le buche di Napoli, Alfredo Di Domenico, infermiere dell'ospedale Cardarelli. Ricevo quella telefonata che probabilmente nessuno vorrebbe mai ricevere. Mia figlia era caduta dal motorino in una buca e quindi era stata portata tra l'altro in un altro ospedale perché era un po' lontanuccio da qui e si era fratturato il braccio. E dopo quell'incidente, Alfredo, quando finisce di lavorare, mette da parte il camice bianco e insella alla sua moto, perlustra le strade della città, segnalando le situazioni più pericolose. Per lui è diventata una vera e propria missione. Qui siamo dinanzi a Porta Capuana, una delle porte più antiche di Napoli, risale addirittura al 1400... Sì, 1484, una delle piazze più importanti di Napoli. Ecco, qui la situazione manto stradale com'è? Qua ci troviamo di fronte a un cratere che è utilizzato come discarica a cielo aperto, discarica abusiva. Corso Garibaldi, situazione identica, non cambia, questa buca che non è più una buca, è stata in qualche modo... È un dissesto stradale che ha coinvolto il tombino che in realtà si era infossato e allora hanno tentato con un intervento di riparazione, io credo che abbiano addirittura peggiorato la situazione. Via Cairoli, una strada dove in questo momento c'è un mercato ma è trafficata anche da moto, passeggini e anche auto. Questa è l'ennesima buca. Perché è una buca questa? Questo è il mare della plastica. Ma da quanto tempo è così? Saranno qualche anno, 3 anni, 2 anni e mezzo. Perché persone anziane cadono. E anche bambini piccoli mi dicevano. Sì, e quando passeggini si sono rotti per colpa di questa strada. La situazione peggiora sempre di più. Le buche per i napoletani costituiscono un vero e proprio pericolo per l'incolumità di tutti i cittadini. L'amministrazione comunale fa quel che può, ma non è abbastanza. Signora Lina, su questa strada molto trafficata, proprio in questo punto qui, suo figlio è caduto con la moto. Si è trovato all'improvviso questa buca davanti e non ha potuto evitarla perché c'erano altre auto sia sul lato destro che sul lato sinistro, quindi lui ha dovuto prenderla per forza. Qual è stata la diagnosi per suo figlio? La spalla, stiamo ancora avendo dei problemi, sta ancora facendo delle fisioterapie. Piazza Piedigrotta, pieno centro di Napoli, quella che vedete alle mie spalle è la stazione Mergellina, ecco quello che c'è. La settimana scorsa è caduta una signora anziana, cioè con la bicicletta stava, è caduta e si è fatta male proprio parecchio. Altro problema. Allora diamo il benvenuto a Mario Calabrese, l'assessore infrastrutture Comune di Napoli e Rosario Buonasera. Marco in fascello che è una storia, tra l'altro lo vedo col collare. Rosario, che ti è successo? Che c'hai con quel collare? Che ti è accaduto? Io vi chiamo in fascelli, non in fascello comunque. Fascelli, scusa, problemi di qui, di copione. Niente, allora dimmi. Di buche purtroppo, io sono motociclista da sempre. E niente, una sera mentre tornavo a casa in una strada tra parentesi centrale che è Corso Vittorio Emanuele a Napoli, sì, che è fatta in parte con i San Pietrini, sì, anche poco illuminata la strada per dire la verità, improvvisamente mi sono ritrovato un avvallamento che mi ha fatto prima perdere un po' l'equilibrio, poi sono entrato in, sì, due buchi perché erano saltati i San Pietrini, quindi ho preso i San Pietrini e sono volato con la testa in un muro. Nient'altro. Adesso come sta? A schifezza, grazie. No, vabbè, va meglio sicuramente. Vabbè, almeno ha riacquistato il sorriso. Sì. Assessore. Buonasera. Buonasera. Allora, chiaramente credo ci sia una causa in corso tra il signor Infascelli e il Comune di Napoli.
Lei ha visto poi questo servizio, chiaramente lo dico assessore, non è che è una situazione su Napoli, insomma questa è un po' una situazione allargata, no? Quella delle tante buche che si trovano in tante città d'Italia. Fascelli, scusi, lei ha pagato la TASI, la pagherà domani? Decisamente, si paga la TASI per cercare, si pensa di poter avere dei servizi che purtroppo non è colpa di questa amministrazione, purtroppo non è che riescono a essere tutti erogati, io lo capisco però... E noi vorremmo anche le strade un po' più sicure. Assessore, ma non tanto che per cosa noi, risponde? Ma anche per i figli. Guardi, io vi posso rispondere. Io sono assessore da non molto tempo, cioè da giugno del 2013. Io le posso rispondere, per esempio, che negli ultimi bilanci, cioè quelli che ho curato io, dell'anno scorso e del 2014, quindi 2013-2014, per la manutenzione delle strade, quindi. Il Comune di Napoli ha stipato, ha messo a disposizione qualcosa come 13 milioni di euro. Però non per la buca dove è caduto in Fascelli. No, perciò bisogna fare bisogna distinguere quella che è la buca dalla manutenzione delle strade. Cioè nella manutenzione delle strade entra anche la buca. Però se mi fa, cerco di fare un ragionamento, diciamo, un minimo conseguenziale. Allora, gli stavo dicendo, 13 milioni sono stati messi a bilancio, a fronte la stessa cifra era stata messa negli anni precedenti, appostata dal 2005 al 2011, quindi in due anni il Comune di Napoli evidentemente ha utilizzato i soldi dei cittadini, e con me compreso, perché anch'io pago i multasi, per fare cose. Vabbè, insomma, l'assessore Puca. Ma dico, è evidente. Assessore, abbiamo compreso. Mi scusi, l'assessore sta dicendo che comunque i soldi li mettono sulla manutenzione delle strade. Sì, non è vero che poi succedono degli eventi che non sono sempre eventi straordinari. Puca. Napoli ha un buco e un deficit estremo. Però non vogliamo parlare solo di Napoli. Parliamo di una questione più allargata. Arrivando, diciamo, alla TASI, si paga per cercare appunto di migliorare i servizi ai cittadini. Troppe volte, e questo lo dico perché i comuni cosa fanno? Prendono questi soldi che dovrebbero andare per le buche, i servizi, e li mettono a bilancio per coprire i buchi. Sì, tutto qui, no, per ma questo... magari è che un intervento immediato e puntuale, se uno vede la buca, da quando si vede la buca a quando si fa l'intervento, magari se è una buca che basterebbero 5.000 euro, se fosse nel piazzale di casa nostra faremmo una telefonata e arriverebbe uno... In un comune ci stanno delle procedure talmente defatiganti che i 5 milioni li spendi, i 10.000 euro non li spendi. Però soprattutto è così che funziona. Per questo Giordano, chi controlla dove vanno a finire esattamente i nostri soldi? Perché di questo stiamo parlando, delle tasche degli italiani. Giordano. Dovrebbe controllare, noi li controlliamo, dovrebbe controllare anche il Consiglio Comunale. La verità è che i soldi e le tasse poi alla fine vanno a coprire gli sbilanci del comune e spesso servono unicamente a coprire i buchi. Attenzione, una cosa dobbiamo dirlo. No, io sono d'accordissimo su tutto. Però questi sbilanci non è che capitano soltanto perché la classe dirigente. No, no, io perché ci dicendo. Sono gli evasori che non pagano le tasse, perché ci sono quelli lì che fingono di pagarle. Ci sono quelli che rubano, c'è la corruzione, volevo aggiungere sui 5.000 euro, mica di figli la stella, sui 5 milioni sì, quindi per questo volevo aggiungere una cosa al volo. Per quanto riguarda anche chi svolge attività di impresa, perché questi pagano l'IMU e la TASI la deducono, l'IMU ne deducono soltanto il 20%, ossia se pagano l'IMU dove svolgono l'attività, ossia sul proprio capannone, non possono dedurre tutto. Grazie, anche Tempone. Grazie ai nostri ospiti, io purtroppo sono in chiusura di questo spazio, intanto faccio gli auguri di buona guarigione, pronta guarigione a signore Infascelli, grazie per essersi collegato e saluto e comunque ringrazio un amministratore, scusatemi, che ci ha messo la faccia come l'assessore. Non tutti vengono a rispondere, assessore, per cui insomma apprezziamo molto il suo coraggio. Grazie. Io metterei, se potessi, salvo.